Ciao, qualche tempo fa vi abbiamo portato diverse recensioni sui Ruggedphone e avevamo visto che il loro compromesso generale era quello che, pur appartenendo a brand sconosciuti, il prezzo è abbastanza elevato. Perché la loro costruzione è totalmente differente, perché i materiali utilizzati sono differenti e perché spesso offrono un grado di certificazione di resistenza all'acqua non indifferente. Oggi Blackview ha deciso di rispondere al mercato con questo BV5800 Pro, uno smartphone resistente con una buona autonomia, ma con il compromesso prestazionale. E direi di partire dal punto negativo in modo da levarcelo di torno, ovvero le prestazioni, che poi non c'è tanto da dire. Perché con 2 GB di RAM e il processore MT6739 lo si vede andare in affanno veramente frequentemente nel multitasking aggressivo. In Real Racing, dove la media degli FPS si aggira a 14, con una stabilità del gioco sempre al 14%, gli specchietti vengono riconosciuti sì, però gira tutto a dettagli molto bassi e nel gaming e nell'installazione intensiva di applicazioni io l'ho visto scaldare parecchio. Il processore quad-core fa lavorare sempre costantemente i core alla stessa frequenza e non c'è mai una situazione dove 2 core smettono di lavorare, ma tutti lavorano costantemente insieme. Controllando i sensori, più di una volta ho visto raggiungere 70 gradi, il che è abbastanza preoccupante, soprattutto in termini di autonomia. In realtà sono andato ad analizzare bene la cosa e non è proprio così malvagia. Ok, abbiamo una 5800 mAh, da cui deriva il nome dello smartphone. Mi sarei aspettato qualcosa di più, però si può arrivare tranquillamente alla seconda giornata con un utilizzo medio-intenso, senza però concluderla. Buono invece il draining della batteria, perché quando non è sotto stress, non ha carico intensivo, le frequenze si abbassano molto, riesce ad avere una scarica molto lineare, come vedete qui dal grafico, e si perde una pochissima percentuale. Ok, l'hardware che vi ho descritto poco fa è stato chiaramente scelto per questioni economiche, per andare a risparmiare, per avere un Ruggedphone finalmente economico, ma non è l'unico aspetto in cui Blackview ha risparmiato. Parliamo del pannello, il display è un IPS, non è Full HD, è un HD Plus, però io gli voglio trovare un senso, cioè diciamo che ha più senso avere un HD Plus qua rispetto ad altri device, perché non è un device che punta al gaming, alla multimedialità, ma all'autonomia, e avere un HD, ne guadagna appunto, ne beneficia i consumi della batteria. Poi abbiamo anche altri punti dove siamo andati a risparmiare. Queste cose mi piacciono un po' meno, soprattutto perché sono modelli appena usciti, ovvero la porta che non è una USB-C ma una micro USB. Può andare comodo per la categoria di persone a cui secondo me è destinato questo prodotto, che fra poco vi dirò, perché abbiamo il formato vecchio, quindi le nuove persone che non hanno a che fare con la tecnologia, insomma, si ritroveranno meglio avere un micro USB che una tipo C. Poi sopra abbiamo il jack da 3,5, ci mancherebbe che non ci fosse con uno spessore e delle dimensioni molto importanti. Parliamo dell'ergonomia, che devo dire, ecco, qui è un po' un discorso complicato, perché non è comodo, perché abbiamo questi spigoli molto accentuati, che però, grazie anche alla presenza della gomma e grazie a delle dimensioni così importanti, ecco, voi vi troverete in qualche modo ad essere costretti ad impugnarlo per forza bene. Quindi scomodo sì, ma difficilmente vi cadrà. Beh, non che sia un problema che vi cada, perché chiaramente questo è un dispositivo pensato per resistere agli urti. Abbiamo gomma su quasi tutto il device, se non alcuni inserti per renderlo un po' più aggressivo, un po' più bello, che però sono gli unici punti dove si andrà a graffiare. Eccoli qui, sui lati, dove abbiamo il pulsante di blocco e sblocco zigrinato, molto interessante per essere un dispositivo economico. Abbiamo poi il carrellino per inserire l'espansione di memoria. In questo caso io ho 16 GB di archiviazione interna, quindi è necessaria, è obbligatoria l'installazione di una espansione di memoria micro SD. Dall'altra parte abbiamo il bilanciere del volume e poi un tasto molto interessante, ovvero personalizzabile, che io trovo molto molto comodo. Frontalmente abbiamo una fotocamera, chiaramente da 8 megapixel, davvero sorprendente quella anteriore. Poi abbiamo la capsula auricolare
il sensore di luminosità automatica qui davvero molto molto lento, ragazzi. Ho preferito disabilitarlo perché è così lento che non riesce a stare al tempo con il cambiamento delle situazioni di luce. A proposito di luminosità, ecco, quella del display non è uno dei suoi punti forza, però insomma è visibile in diverse situazioni. Come sistema di sblocco troviamo il sensore di impronte digitali che funziona 8 volte su 10 e il Face ID che è risultato affidabile ma non troppo veloce. Molto bello secondo me il retro con queste forme, con queste linee molto spigolose, taglienti, che secondo me su uno smartphone così spesso ed invadente, ecco, sono delle forme secondo me perfette per non farlo sembrare una cosa molto grezza e brutta. Chiaramente questo dispositivo non è consigliabile a tutti, non ad un pubblico femminile, a meno che non abbiano dei gusti un po' particolari, però consigliabile a chi è un muratore. Io questo, sapete cosa, lo voglio consigliare più a quelle persone sulla 50, sulla 60 di anni che hanno un approccio con la tecnologia un po' diverso dal nostro, ovvero non hanno bisogno di fare dei multitasking estremi, non hanno bisogno del gaming, non hanno bisogno di passare da un'applicazione all'altra ad una velocità stratosferica, e quindi voi con questo potete fare tranquillamente tutto con l'autonomia che ogni tanto si dimenticano di metterlo sotto carica, quindi non c'è alcun problema. E poi molto interessante su questo smartphone una caratteristica che su queste cifre davvero in pochi device la implementano, ecco, è la ricarica wireless. Sempre sul retro abbiamo la scritta IP68 e questa è un'altra cosa molto molto comoda. Molti diranno: ma che serve avere un telefono impermeabile, mica lo posso usare sotto acqua. Ragazzi, voi non avete idea quanto è comodo pulire un telefono, metterlo sotto l'acqua, così sciacquarlo. Soprattutto questo deve essere impermeabile perché ha contatto con la terra, vi cade, si sporca, quindi avere la possibilità di pulirlo in modo molto semplice, ecco, è una cosa assolutamente apprezzabile. Sotto ci sono le casse che suonano a un volume un po' basso, la qualità è appena sufficiente, però dai, non è chiaramente un dispositivo che punta alla multimedialità. E poi sapete cosa mi è piaciuto? Non so se è una cosa che Blackview è intervenuta, ma dal punto di vista software non ci sono più i crash di Gmail, un software molto stabile, Android 8.1, anche se continuo a fare la solita critica, le personalizzazioni non ci siamo, ha aggiunto troppe applicazioni, le icone non mi piacciono, la grafica non mi piace, i colori scelti non mi piacciono, ecco, è tutto molto pesante. Chiaramente è una cosa che va a gusti, è una cosa che io guardo, anche se voi mi dite che potete installarci chiaramente un launcher di terze parti, però secondo me avere anche una personalizzazione esclusiva, ecco, è una cosa assolutamente da tenere conto. Ho trovato un pelo deboluccio il segnale sia del wifi sia delle reti con altri terminali, prendevo il 4G, con questo non so per quale motivo ero costantemente in 3G, raramente mi è capitato il 4G, ok, o Wind, però insomma diciamo che il segnale non è proprio il suo punto forte. E fino a questo momento io stavo promuovendo questo smartphone perché, pur non essendo veloce, pur non essendo fulmineo, ecco, era adatto esattamente ad una specifica clientela. C'è una cosa che veramente mi ha detto di scartarlo, una cosa che detesto, ovvero, indovinate un po', cinese che costa poco vuole avere a tutti i costi una seconda cam quando non può permetterselo, ed eccola qui la seconda camera fasulla. Peccato Blackview, perché su altri modelli invece l'ha implementata in modo veritiero, che funzionava. Invece qui, ragazzi, tappandola non cambia sostanzialmente niente, quindi avere una cosa che è finta, una cosa che non ti puoi permettere solamente per seguire la massa, ecco, una cosa che personalmente mi dà troppo noia. Fotocamera posteriore che poi non brilla, per non parlare poi dell'effetto bokeh, dove va sostanzialmente a fare una circonferenza attorno al soggetto, dove al centro è nitida e all'esterno c'è un pezzo tutto sfocato, non si capisce chi la userà, io no, voi no, quindi non si sa. Poi classici effetti bellezza, queste cose che i cinesi tanto adorano, però io sinceramente avrei preferito una fotocamera senza effetti che facesse le foto.
qualità fotografica che poi è anche abbastanza deludente, non male, però sui 150 euro ecco ci sono smartphone che fanno meglio, foto che risultano sbiadite, foto che quando la luce scarseggia veramente il rumore diventa molto invadente. Per non parlare dei video, 1080p 30 frame per secondo, però insomma la fotocamera posteriore non è promossa. Tutt'altra resa invece quella della fotocamera anteriore, sorprendente perché sembra addirittura di essere superiore a quella posteriore nonostante registri video in 720p, nonostante le foto siano scattate in 8 megapixel anziché 13, però nel complesso veramente la fotocamera anteriore sembra essere molto più di qualità, anzi essere superiore rispetto alla categoria in cui è collocato. C'è poi il LED di notifica, ma voi state aspettando solamente una cosa, ovvero sapere se resiste agli urti. Beh, guardate un po'. Il mio dovere di recensore mi impone a fare certe cose. Beh, mica male, soprattutto perché il video che state vedendo in questo momento è stato girato con lo smartphone che è già stato massacrato. Io ho cercato di creare dei contesti reali, ovvero che mi scivoli dalla bicicletta, ovvero che mi scivoli dalle mani, senza scagliarlo addosso a muri perché, ok, ci fa capire quanto può resistere, però un contesto poco reale che ha davvero poco senso. Come vedete, allora, la gomma si è leggermente segnata, però non si è rotto nulla e ha retto bene anche, diciamo, la parte metallica che è un po' più sporgente rispetto alla parte in gomma. Qualche segnetto, però adesso quello che voglio vedere, che non vi ho detto inizio video, abbiamo nella parte frontale un vetro Gorilla Glass 3. Ecco, qui è un altro punto dove sono andati a risparmiare. Ci applicano una pellicola di default e quindi qua sembra tutto segnato e vediamo un po' se ha resistito o meno. Attenzione ragazzi, io non ci credo, è un Gorilla Glass 3 ma ha retto perfettamente la pellicola, che è una semplice pellicola in plastica, ha retto lo sfregamento e quindi, cioè, ha trapassato comunque la pellicola con i segni lì perché sono molto visibili, però veramente qui il pannello è pulitissimo come nuovo, nonostante all'estremità invece sia un po' segnato, quindi dai, dal punto di vista della resistenza assolutamente promosso. E giungiamo alle conclusioni di questo Blackview. Allora, un dispositivo molto interessante, si trova all'incirca sui 150 euro, tenete conto che bisogna prenderlo su store cinesi e quindi tutti i compromessi che ci sono già li sappiamo, però insomma, ecco, è un po' da vedere, dovreste essere costretti in qualche modo a dover prendere per forza un rugged phone o avere un'ottima autonomia spendendo davvero poco, però per tutto il resto, ecco, le prestazioni sono davvero molto basse, va bene per il cinquantenne che deve mandare un messaggio WhatsApp, fare una chiamata perché le chiamate lei fa bene, si sente bene anche dalla capsula, non è uno smartphone pensato per la multimedialità, per un social media troppo intensivo, insomma, uno smartphone che può avere senso, peccato veramente per questa fotocamera che io detesto tanto.